È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone. Che domenica davvero tra calcio, motori, ciclismo. Oggi davvero ci siamo divertiti a seguire le partite, ma non solo, perché oggi era anche il giorno in cui il Giro d'Italia arrivava in Abruzzo con la tappa sul Blockhaus, una straordinaria Ferrari a Montmeló che arriva però solo seconda, il Pescara purtroppo cade di nuovo, i playoff di Lega Pro e soprattutto di Serie D che vi abbiamo raccontato nel pomeriggio. Di questo parleremo in questo numero dell'Abruzzo del pallone, ovviamente partendo con il Pescara nella prima parte, ma avremo prima una parentesi legata al ciclismo. Intanto io do la buonasera e il ben ritrovato a William Carosella. Ciao William. Buonasera, ciao Jacopo. E in redazione saluto Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao e buonasera a tutti. Che ci ha accompagnato questo pomeriggio durante le partite di Serie A, ma non solo. Come detto, oggi si arrivava in Abruzzo, il Giro d'Italia, tappa numero 9, Montenero di Bisaccia, Blockhaus, vittoria. Diciamo come era nelle previsioni per Nairo Quintana, il colombiano della Movistar, paga un minuto. Vincenzo Nibali proprio sulle rampe dell'asperità abruzzese. A far discutere c'è anche una caduta a 14 km dall'arrivo che di fatto ha tagliato fuori, almeno per il momento, i due capitani del Team Sky, Geraint Thomas e Mikel Landa. Poi vi faremo vedere anche delle immagini, insomma c'è stato uno scontro con una moto. Ma intanto io do di nuovo il buon pomeriggio, la buona domenica a Luciano Robottini. Ciao Luciano, ben ritrovato, ben risentito. Buonasera a tutti e buon lavoro. E allora Luciano, come abbiamo detto oggi pomeriggio, Quintana probabilmente mette le cose in chiaro, anche perché oggi sul Blockhaus vince e non era facile, perché l'asperità era davvero rilevante, ma soprattutto comincia a giocare un po' in difesa rispetto alla cronometro di dopodomani, 40 km a Foligno. Sì, innanzitutto ci fa enormemente piacere che la vittoria di Quintana sia arrivata sul Blockhaus, perché questa rimarrà sicuramente negli annali del nostro sport, una salita veramente impegnativa, non ci poteva essere che il vincitore migliore. Quindi l'avevamo detto, Quintana è uno degli atleti che è venuto al Giro con grosse velleità, è venuto, si è portata la squadra migliore. In effetti oggi abbiamo visto la Movistar con un atteggiamento tattico decisamente diverso dei primi 8 giorni fin qui disputati del Giro, 8 giorni che obiettivamente già l'avevamo detto giovedì scorso nella nostra rubrica di ciclismo velò,
Non era mai poco piaciuto questo Giro d'Italia, invece oggi questa tappa veramente ha consacrato di nuovo questo grande campione, ma ci ha dato veramente le idee molto chiare per il prossimo futuro di questo Giro d'Italia, che mi sembra che Quintana era favorito, rimarrà favorito, anche se fra 2 giorni un cronometro di 40 km non gli si addice molto, quindi potrebbe anche perdere la maglia rosa, però obiettivamente rimane il più grande fino ad oggi. Senti Luciano, nello scontro Quintana e Nibali, probabilmente dopo la tappa di oggi si è parlato un po' poco di un corridore come Dumoulin, che di fatto dopodomani potrebbe essere il principale favorito a mettersi dietro tutti i big della classifica generale, che oggi di fatto ha perso pochissimo, poco meno di 30 secondi da Quintana. Beh, questo è un corridore che non ne abbiamo parlato molto in questa stagione, ma viene da una stagione importante, quella dell'anno scorso, un grande talento che sta venendo fuori e soprattutto nella giornata di dopodomani potrebbe far sua sia la cronometro e prendersi la maglia rosa, anche se obiettivamente il giro sta iniziando adesso, ci sono grandissime salite, sappiamo tutti che ci sarà il Mortirolo, 2 volte lo Stelvio, ci saranno salite tutti i giorni dalla prossima settimana, quindi sarà un bel giro da seguire, anche se obiettivamente, come ripeto, qualcuno per la vittoria finale oggi, sentivo i commenti al giro, sembra che stiano aprendo un po' la porta un po' anche a qualche altro corridore. Obiettivamente mi sembra un giro tostissimo, non tosto, quindi adattissimo alle caratteristiche di Quintana, e soprattutto Quintana ha una grandissima squadra. Oggi quello che ha fatto la Movistar è un esempio per il mondo del ciclismo, una squadra unita, non hanno fatto andare via la fuga perché volevano vincere la tappa e volevano dimostrare che il colombiano è il più forte di tutti. Penso che ci siano riusciti. E adesso vedremo nelle prossime tappe che cosa succederà. Abbiamo detto, e poi ti libero Luciano, che questa probabilmente sarebbe stata la tappa che non avrebbe designato chi lo vinceva il Giro d'Italia, ma sicuramente, come hai detto bene anche tu poco fa, chi ha poche chance di vincerlo. I due capitani, i due logotenenti della Sky li tiriamo già via? Anche sfortunati, se vogliamo, perché sono caduti a 14 km, non per colpa loro. Secondo me, sicuramente per la vittoria finale oramai questi due grandi campioni sono tagliati fuori, però mi sembrerà molto interessante come si muoverà da adesso in avanti la Sky. Questo, io penso che la Sky potrebbe essere l'ago della bilancia alla vittoria finale di questo giro, perché poi sappiamo tutti che dai prossimi giorni in mezzo al gruppo ci sarà alleanze, ci sarà accordi non verbali ma sulla fiducia, e quindi a me mi incuriosisce la Sky da adesso in avanti come si muoverà. Sicuramente vogliono vincere qualche tappa, però poi per quanto riguarda la classifica si butteranno sopra qualche uomo. Non certo. Penso sugli uomini della Movistar, ma probabilmente potrebbero dare una mano a Nibali. Quindi Nibali della stagione scorsa, se molti ricorderanno, abbiamo visto che negli ultimi 3-4 giorni ha fatto faville al Giro d'Italia, perché sappiamo la terza settimana è il forte di questo grande atleta. Quindi c'è tutto da seguirlo ancora questo giro, anche se il Blockhaus ha dato delle risposte abbastanza chiare. Luciano, l'ultimissima, ti chiedo solo un numero da 0 a 10. Quanto diamo a questa tappa? Prima era arrivato un messaggio di ringraziamento a Maurizio Formichetti per aver disegnato questa tappa in Abruzzo. Noi che voto gli diamo? 9? Io penso che questa tappa sia stata la più bella del giro in questa prima fase del Giro d'Italia,
grande pubblico, una grande salita che sarà super battuta da tutti gli amatori ciclisti del centro Italia, perché questa passerà sicuramente tra le salite più belle del nostro territorio italiano. Quindi una giornata di festa che ha onorato il nostro sport, ma ha onorato una regione che mastica ciclismo con tanti campioni del passato, quindi una tappa che sicuramente ci dà orgoglio, e speriamo che questo sport possa risorgere, anche in considerazione del fatto che in questa prima parte del Giro d'Italia non ci sono state vittorie degli italiani, quindi noi ci auguriamo che da qui a Milano ci si possa divertire con qualche grande vittoria di prestigio di qualche corridore, perché questo inizia a pesare un po' nell'interno del nostro movimento. Luciano, ti voleva fare una domanda a William Carosella, che è qui con noi in studio. Ciao, buonasera William. Ciao. Buonasera William, buonasera. Grazie. Senti, volevo chiederti, ma secondo te Quintana lo può vincere il Giro? Perché ho ascoltato il dopogiro e non sono molto d'accordo i critici, diciamo, quelli che hanno commentato la prestazione di Quintana e poi la cronometro che dovrebbe, diciamo, far cambiare maglia, perché probabilmente c'è chi ha detto che perderà meno di un minuto e chi invece perderà la maglia, perché chiaramente non riuscirà a far bene nella cronometro. Ma il Giro lo potrà vincere, perché ho visto che ha un passo straordinario in salita, è imbattibile. Allora William, ti do ragione ampiamente su quello che dici, perché poi i commenti del dopogiro non sono stati così entusiasmanti verso questo grande atleta. Sì. Pensavano che Quintana potesse fare una differenza più devastante su questa salita, però Jacopo ne è testimone. Già giovedì sera avevo detto sì, la salita è dura, però è una salita che viene su una tappa di 130 km, quindi non poteva fare dei distacchi più di quello che ha fatto. Io penso che il miglior Quintana lo avremo nella terza settimana, dove le salite ce ne saranno 2-3 al giorno e con tappe che superano anche oltre 200 km. Qui sicuramente vedremo il miglior Quintana, il miglior scalatore. E però noi ci speriamo che fino alla fine ci sia questo interesse in questa classifica, che purtroppo stasera, dopo la prova di Quintana, secondo me difficilmente potrà cambiare a Milano, insomma, ecco. Luciano, io ti ringrazio, ovviamente. Grazie. Diamo l'appuntamento a giovedì. Giovedì alle 21, sempre su TV6, ci ritroveremo con la puntata numero 12 di Velo, ovviamente, non so se lo vuoi anticipare, puntata tutta dedicata a questa tappa, la tappa del Blockhaus. Sarà una puntata tutta dedicata alla tappa del Blockhaus, ma soprattutto con degli ospiti veramente doc, quindi invito tutti gli appassionati di ciclismo di seguire questa puntata di Velo, che sicuramente sarà bellissima. Ciao Luciano, a giovedì, buona domenica! Buonasera a tutti e buon lavoro. Ciao, ciao. Ciao. Grazie, ciao, grazie. E allora, chiusa questa doverosa parentesi, come detto, vittoria di Nairo Quintana sul Blockhaus, davvero uno squillo che è arrivato al quarto tentativo, ci aveva provato già tre volte, alla quarta è andata a segno la fuga di Nairo Quintana. Adesso parliamo, William, veniamo purtroppo alle dolenti secondo note. Me, comunque, secondo me Nibali non doveva rispondere ai primi due attacchi. Avrebbe dovuto temporeggiare un secondo po'. Secondo me lì c'è anche un po' di analisi psicologica. Beh, sì, se certo, non rispondi già subito vuol dire che all'avversario fai capire che sei un po' sulle ginocchia. Puoi anche bleffare, capito? Sì, sì, sono d'accordo, ecco. Allora, però probabilmente l'orgoglio in quel psicologicamente, momento... Psicologicamente, lo so, sì, certo, poi può fare... la spiegazione la può dare soltanto lui. Eh sì, veniamo alle dolenti note, Luciano, parliamo di William, vediamo i risultati di Serie A, l'ennesima sconfitta del Pescara, questo
Pomeriggio, Atalanta-Milan 1-1, Bologna-Pescara 3-1, Cagliari-Empoli 3-2, Crotone-Udinese 1-0, continua una rincorsa clamorosa il Crotone. Fiorentina-Lazio 3-2, sempre giocata ieri, Inter-Sassuolo all'ora di pranzo 1-2, Palermo-Genoa 1-0, questo è un risultato che sempre in chiave bassa classifica, non cambia nulla per il Palermo, ma per il Genoa qualcosa sì. Sampdoria-Chievo 1-1, il Napoli è straripante quando comincia a segnare, non si ferma più. 0-5 a Torino, stasera lo scontro scudetto di fatto, alla Juve basta anche il pareggio contro la Roma per blindare di fatto il campionato, la Roma deve assolutamente vincere. Vediamo la classifica, la Juventus 85 punti, Napoli 80, Roma 78, Lazio 70, Atalanta 66, Milan 60, Fiorentina 59, Inter 56, Torino 50, Sampdoria 47, Udinese e Cagliari 44, Sassuolo e Chievo 43, Bologna 41, Genoa 33, Empoli 32, Crotone 31, Palermo 23, Pescara 14 punti. L'ennesima sconfitta, William, oggi in una partita in cui probabilmente tanti schemi sono... Non potevano esserci per forza di cose, perché tutte e due le squadre hanno... Il Bologna il suo obiettivo l'ha raggiunto, il Pescara di fatto non, non ci ha mai nemmeno provato, quindi certo. Si poteva giocare abbastanza tranquillamente. Che partita hai visto oggi, al di là della sconfitta ovviamente? Sì, sì, certo. Ho visto un Pescara che non ha praticato il gioco che nelle ultime partite ha praticato Oddo, e cioè quello di attendere l'avversario nella propria metà campo e praticare un gioco di rimessa. Zeman, sotto questo aspetto, siccome anche Spalletti lo ha detto, questo non è il gioco di Zeman, e io credo che Zeman si sia adattato alla squadra e non la squadra a Zeman, che sarebbe stato molto più difficile, perché il dettame tecnico, il verbo calcistico di Zeman non è facile da digerire anche in corso di campionato. Cioè tu dici a un certo punto ha un po', tra virgolette, alzato le mani, dice nel momento in cui non posso farla giocare come vorrei. Secondo me è stato un pochino utilitaristico. Okay. Zeman, per evitare l'ultimo posto, sperando di fare qualche punto, ma i numeri sono chiari, in 10 partite praticamente Zeman ha fatto due punti soltanto, col Milan e con l'Empoli, uno in casa e uno fuori casa. Ha segnato la squadra di Zeman, questa del Pescara di Zeman, 5 reti, ne ha subite 24. Insomma, i numeri sono veramente raccapriccianti, per cui voglio dire, c'è stato un flop da parte di Zeman in questo contesto. Poi che ci siano tutte le giustificazioni di questo mondo, per carità, non voglio assolutamente dire che la squadra era una squadra buona da potersi salvare, però parliamoci chiaro, qua 3-1, chiamiamo Zeman 3-1. Io adesso non voglio essere, io sono molto critico, anche lo sono sempre stato, perché nel momento in cui ci sta qualcosa da dire la dico, perché giustamente è giusto così, insomma, che si dicano le cose, e quindi io credo che Zeman il prossimo anno dovrà allestire una squadra che possa veramente praticare il gioco che lui predilige, altrimenti facendo gli scongiuri di tutti gli scongiuri di questo mondo, perché o va o viene, perché è monocorde, gioca sempre alla stessa maniera, e se va, se trova i campioncini che ha trovato a Foggia e a Pescara nell'ultimo campionato, sicuramente potrà far bene, altrimenti ci sarà un po' di sofferenza, secondo me. Vediamo. Quindi i campanelli d'allarme io li ho squillati, adesso è chiaro che... Certo, c'è anche un'estate, una campagna acquisti da fare, una campagna... Io per esempio, che ti devo dire, Pavone per esempio, dovrebbe venire fuori finalmente questo Pavone, che praticamente io non l'ho visto operare in maniera tale da poter fare la differenza, insomma. Speriamo che riesca a trovare
trovare non dico immobili Insigne e Verratti, ma qualcuno che possa poi concretizzare il gioco di Zeman, perché Zeman farà sicuramente praticare ai propri giovani. Ecco, Zeman è molto bravo nella preparazione atletica, perché è un insegnante ISEF, sì, sì. Per cui ha sempre, diciamo, fatto rendere molto dalla propria squadra, però squadra di giovani, altrimenti i senatori, a parte il fatto che magari rifiutano i gradoni, i famosi gradoni, ma non è questione ti di dicono gradoni. Che c'è la vittoria, prima hai dato i numeri, la vittoria 5-0 col Genoa, ma Lori, non ti faccio rispondere perché quella è una vittoria che tu non consideri tale. Assolutamente, Zeman è arrivato il giovedì. Quindi che cosa ha potuto fare? Anzi, ha fatto una cosa che sembrava chissà la scoperta dell'acqua calda. Cerri centravanti, ma il Genoa è venuto a pescare, non ha giocato. Il Genoa ha perso perché non ha giocato, quindi il Pescara non ci ha messo una virgola. 7-0 doveva finire quella partita, 7-0, perché si sono mangiati i nostri due gol davanti alla porta. Ma il 7-0 significava qualcosa, secondo me. Sì, poi è finita solo 5-0, però di fatto quella fu una partita che viene un po' difficile da dire, però dai, insomma, è stata abbastanza una partita giocata contro Juric da parte del Genoa. Al limite, io con tutto il rispetto per il telespettatore, il tifoso che ha scritto quel messaggio, io al limite l'attribuirei quella vittoria a Oddo, perché fino alla settimana precedente ha allenato la squadra a Oddo, e la squadra che ha giocato era quella di Oddo. Quindi Zeman non c'entra nulla con quella, ma non c'entra nulla nemmeno Oddo, perché il Genoa purtroppo è incappato in una giornata straordinariamente negativa. Assolutamente. Andrea, noi oggi durante... Una piccola parentesi, perché la notizia comunque c'è, il basket, Roseto ha vinto gara 1 a Bologna contro la Virtus. Accidenti! Una vittoria davvero sorprendente quanto meravigliosa, 81-92. Al Paladozza! Sì, al Palamalaguti, con 4 giocatori in doppia cifra, migliori marcatori Amoroso e Smith con 18 punti, ma una grande prova corale, una vittoria arrivata peraltro con un punteggio piuttosto robusto e solido, quindi complimenti a Roseto che fa nascere una serie tosta contro la Virtus. Andrea, lo chiedono a me, ma tu ricordi se Attilio Piccioni, so che mi puoi dire la carriera di allenatore di Attilio Piccioni, so che vinse un campionato con l'Angolana? Sì, vinse un campionato con l'Angolana all'ultima giornata, l'Angolana batté il Penne 2-1, contemporaneamente a Francavilla ci fu l'1-1 tra Francavilla e Tessa, e l'Angolana fece il sorpasso proprio all'ultima giornata, quindi sì. E poi allenò anche l'anno dopo in Serie D, ma fu esonerato dopo qualche settimana. Piccioni. Bellissimo, ci scrivono L'Aquila Calcio e Rugby, entrambe in finale. Poi faremo vedere le immagini della vittoria, molto bella, nella seconda parte dell'Aquila sul campo del Monterosi, che tutti presupponevano potesse vincere il campionato, invece il campionato non l'ha vinto perché l'ha vinto l'Arzachena. E poi l'Aquila si è andata ad imporre anche a Monterosi, però... William, ci vediamo le immagini più belle di sì, questo pomeriggio di Bologna Pescara. Il regista di Telenova. È stato anche a Telenova, Maurizio. Bravissimo, peraltro. Di rimettere quel messaggio che mi riguardava, perché è brutto non rispondere. Ah sì, ti dicono che Zeman non è un allenatore che deve subentrare, in quel caso sicuramente non è uno alla Calori o uno alla Mazzone, ecco. Lui deve fare la sua preparazione, avere i suoi giocatori, ma allora, il Pescara per questo lo allora mi date l'opportunità di fare un discorso veramente importante, e cioè che senso ha avuto esonerare Oddo e prendere Zeman se c'erano questi presupposti, tenuto conto del fatto che lo sanno pure le pietre, che Zeman, lo sa anche quel telespettatore, che Zeman non è un allenatore che deve essere preso in corso di campionato. Allora voglio dire, 100.000 euro potevamo risparmiarli per bloccarlo la stagione prossima, perché probabilmente con Oddo evidentemente non c'era più, oramai siccome si era capito che il campionato era compromesso, la salvezza era compromessa.
Io avrei fatto restare Oddo fino alla fine del campionato e poi avrei preso Zeman, il quale Zeman avrebbe osservato questa squadra dal di fuori e poi magari trarre le conclusioni a fine campionato. La logica ha una sua logica, capito? Questi discorsi sono, se tutti dicono che Zeman non è un allenatore, bisogna prendere durante il corso di campionato, è ovvio che abbiamo fatto una cosa sbagliata. Certo. Intanto ti dico che stai cercando di farti imitare da Crozza quando fa Rampini. Chi è Rampini? Tra un po', forse se riusciamo te lo faccio anche vedere. È giornalista di Repubblica. No, io Crozza lo seguo solo quando fa razzi, che okay. Mi fa morire. Allora, piuttosto parlate di Fiorillo, troppo sopravvalutato. Poi ne parliamo di Fiorillo, però intanto ci vediamo i momenti più belli della partita Bologna-Pescara 3-1. Queste le immagini di Bologna-Pescara, abbiamo trovato l'imitazione di Rampini, però eccola qua, però no, vabbè, a parte che lì non ha gli occhiali, è diverso, però qualcosa, qualche accenno, no, vabbè, mi hanno tu sempre... sei meglio, dai. No, mi hanno definito sempre in Buchini. Esatto, adesso Rampini, vabbè, va bene. Senti William, la notizia del giorno... Ho fatto un passo indietro. Poi, insomma... Tra Rampini e Mughini io non avrei... Oppure lo hai le bretelle. È vero, anche le bretelle, come ecco, te. Vedi, allora perfetto, sì. È proprio uguale, è proprio lui. Ma non lo so. Proprio lui. La notizia del giorno vera, tra un po' ti, te lo faccio ascoltare, sono di fatto le scuse ufficiali da parte della squadra alla tifoseria. Sentiremo Bruno, Memusciai di fatto ha ribadito il concetto. Anzi, facciamo una cosa, prima te lo faccio sentire Bruno. Cosa dice al nostro Paolo Renzetti e poi lo commentiamo. Innanzitutto voglio precisare, sono venuto io perché comunque sono uno dei più grandi e voglio portare un po'... Ti ha anticipato un po' la mia domanda, come sì. Mai è venuto a parlare un giocatore che non ha giocato, non sì, accade sovente? È una cosa un po' inusuale, visto che comunque sono uno dei più grandi, riporto un po' il pensiero di tutti i ragazzi, di tutta la squadra. È difficile parlare in queste circostanze, in questi momenti, però... I numeri parlano chiaro, 36 partite, una vittoria a tavolino, una vittoria sul campo, 9 pareggi. Noi come squadra chiediamo scusa al pubblico pescarese, chiediamo scusa ai tifosi che comunque ci hanno sempre accompagnato in tutte le trasferte. Un momento particolare, dobbiamo chiedere scusa perché comunque anche noi abbiamo responsabilità e non ci possiamo nascondere.
quindi porto un po' il pensiero mio e di tutti i ragazzi, il capitano che forse arriverà anche lui. Sì, sì, ci hanno detto che arriverà anche Memusciai tra breve. E quindi chiediamo scusa enormemente per quello che abbiamo fatto. Abbiamo deluso le aspettative, questa è la verità, abbiamo deluso anche la società che ha creduto in noi fortemente inizio stagione e abbiamo deluso soprattutto i tifosi e ci sta a retrocedere, non è che non si può retrocedere, però noi siamo retrocessi in una maniera un po' brutta. Non è un'opera di lecchinaggio o qualcosa del genere come qualcuno può pensare, ma è la realtà, i numeri non si nascondono, i numeri sono quelli, abbiamo fatto un campionato disastroso, abbiamo raccolto non poco, pochissimo, quasi nulla e noi possiamo solamente fare un passo indietro e chiedere scusa a tutti. Ma adesso quest'anno ha lasciato solo macerie, dobbiamo ripartire da queste macerie, poi non so la società insieme al mister quali valutazioni faranno e quali sono i loro pensieri. Noi per conto nostro dobbiamo solamente, ripeto, chiedere scusa a tutti e cercare se chi rimarrà l'anno prossimo di ripartire con grande determinazione e volontà. Abbiamo sempre corso, abbiamo sempre lottato, però comunque fa male perché non ci siamo giocati la Serie A come dovevamo e come volevamo fare qualcosina in più. Ripeto, i numeri sono drastici, su 36 partite ne abbiamo perse quasi tutte, abbiamo vinto una sola partita, un'altra a tavolino, parecchi pareggi, soprattutto parecchi anche in doppia superiorità numerica, non siamo mai riusciti a portare a casa un risultato. Ripeto, dispiace soprattutto per la gente che aveva grandi aspettative su di noi, i tifosi, anche la società, perché a inizio stagione ha puntato su di noi e adesso ci rimane solo di chiedere scusa a tutti. Prima di lasciarti, com'è maturata questa decisione di parlare oggi dopo questa partita di Bologna, dopo questa sconfitta dall'area, di chiedere scusa oggi e non per esempio nella prossima partita con il Palermo o in quella conclusiva di Firenze contro la Fiorentina? Ma avevamo già parlato con i più grandi, anche con Ledian, con Memusciai, di questa situazione, quindi sembrava giusto adesso mettere in chiaro alcuni pensieri che noi già avevamo da un po' di tempo. Io credo che fino a qualche settimana fa, già fino a con l'Empoli, noi potevamo ancora avevamo qualche chance per salvarci, poi dopo comunque le partite successive non ci hanno consentito di farlo. Purtroppo è così, adesso covavamo da dentro questo pensiero e quindi è giusto che sono venuto io, che sono uno dei più grandi, vice capitano, quindi ad esprimere questo pensiero. Hai detto, prima di lasciarti davvero Alessandro, hai detto che questa stagione lascia macerie. Il prossimo anno cosa accadrà? Nel senso, tu per esempio credo hai ancora un anno di contratto con il Pescara, ti ha detto qualcosa la società, hai parlato con il tecnico o è troppo presto per guardare la prossima stagione? No, io ancora non ho parlato con nessuno, certamente gli anni di contratto lasciano il tempo che trovano, ci deve essere la volontà da parte di tutti, se la società e il mister decidono che io non posso far parte della squadra, io non avrò nessun tipo di problema, farò la rescissione, farò qualsiasi tipo di cosa. La decisione sta alla società e al mister. Oh, questa è l'intervista ampia ad Alessandro Bruno. Innanzitutto ci continuano a scrivere, noi vi ringraziamo, in Serie B sarà dura. Sono arrivate troppo tardi? Oppure no, era non giusto? Dovevano arrivare, assolutamente. Io sono del parere. Allora, un giocatore viene a nome della squadra a chiedere scusa. Ma di che? Di che cosa? Sono colpevoli di qualcosa? Loro hanno delle colpe. O sono limitati, per cui in Serie A non possono giocare, molti. Questa è la verità. Perché quando lui poi sostiene e aggiunge e sostiene che abbiamo sempre corso, abbiamo sempre lottato. Ma se avete sempre corso e sempre lottato, io posso anche testimoniarlo perché le ho viste le partite, la ragione per cui il Pescara ha fatto questo disastroso campionato è un'altra, è una ragione per la quale non bisogna chiedere scusa. Perché se io sono un giocatore mediocre,
non devo chiedere scusa nel momento in cui non faccio quello che magari tutti si aspettano, perché non lo so, non le so fare certe cose. Quindi che chiedo scusa? Secondo me è una cosa molto discutibile questo fatto delle scuse. Andrea, sul fatto, coinvolgo anche te su queste scuse, peraltro Bruno dice fino alla partita con l'Empoli ancora c'era qualche possibilità di salvezza, ma dalla partita con l'Empoli ad oggi un po' di partite sono passate. Sì, sì, se non avessero chiesto scusa magari qualcuno avrebbe potuto dire non hanno chiesto neanche scusa per l'obbrobrio di questa stagione. Ma scusa, ora Andrea, io vorrei il vostro parere in merito a questa situazione delle scuse. Ma il mio discorso fila oppure sono impazzito? No, è le vero che sembrano un po' anacronistiche. Sembrano di qualcosa. Sembrano questi anacronistiche. Sono colpevoli di essere scarsi? Molti? Allora, e allora, siccome la squadra è composta da vari giocatori, ci possono anche essere giocatori bravi, però se la metà squadra è diciamo, ti posso non dire una cosa, William, a hai visto nell'ultima partita Cristante? È chiaro che Cristante, i risultati poi non vengono. William, se vedi Cristante giocare ora nell'Atalanta, Cristante veramente sembra un fenomeno. A Pescara non ha lasciato tracce di quel tipo di prestazioni. Poi conta anche il contesto. Ma ha giocato pure nell'Atalanta, chiunque ci metti va bene, va forte. Cristante comunque sta giocando benissimo, vabbè, merito suo e del contesto. A Pescara ci sono dei giocatori che possono avere una certa potenzialità, ma che messi insieme non hanno reso per niente. Ma perché non hanno voluto, cioè non hanno voluto giocare bene, per no, cui devono chiedere assolutamente scusa. Assolutamente no. È non che probabilmente... devono chiedere scusa, assolutamente. È che, no. Perché loro non sono colpevoli. La verità è che in Serie A ci vogliono delle qualità che molti non hanno. Beh, guarda, Zeman ieri ha detto, rispetto al gruppo che lo scorso anno ha vinto i playoff, ha detto sono arrivati in Serie A e hanno smesso di soffrire e di avere voglia di migliorarsi. La Serie A la mantieni, ma o comunque guarda, fai un campionato dignitoso se ti migliori, Zeman, se sei disposto a soffrire e sì, non vabbè, se ti adagi. Questo... perlomeno questo è il discorso fatto da Zeman. Non è vero, perché l'anno scorso abbiamo avuto un fenomeno che è stato la Padula, che ha concretizzato, diciamo, ha finalizzato tutto il gioco di Odd in un campionato che è quello di Serie B, che poi abbiamo fatto i playoff, non è che con 30 gol di La Padula, quindi vero, questa squadra non era sicuramente forte nemmeno in Serie B, al di là dell'impegno che uno possa mettere, perché io mi posso impegnare quanto vuoi o quanto voglio, però se ho dei limiti, se non ci so fare poco a pallone, è chiaro che i risultati non li conseguo, no? Io vengo dal tennis, nel tennis se tu ti alleni ma sei, diciamo, carente sotto l'aspetto tecnico, tu ti puoi impegnare quanto ti pare, però alla fine perdi. William, io dico questo, che questa squadra sia scarsa è evidente ed è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo spiegato tutto. Ecco, aggiungo che però questi giocatori, alcuni di questi, Cristante è un esempio, ma probabilmente potremmo parlare, che ne so, anche di Caprari, di Zampano, di Verre, questi giocatori tolti dal contesto Pescara, inseriti in un contesto migliore, loro crescerebbero, migliorerebbero le loro prestazioni e darebbero un ottimo contributo in quell'altro contesto. Invece nel contesto Pescara nessuno di loro ha saputo migliorare il compagno, nessuno di loro ha saputo fare un salto di qualità, si sono trovati di fronte a una situazione più grossa di loro e non hanno trovato un contesto che li potesse ammortizzare questo passaggio in Serie A, perché dovevano essere loro stessi i leader di questa squadra e nessuno ha saputo esserlo, quindi la squadra è scarsa per questo. Vedi, Andrea, ripeto detto, e nessuno, chiudo, ognuno nessuno... di questi tolti da questo contesto, portati in un altro contesto, alla Cristante maniera, magari sarebbero saliti di livello. Vedi, come Zeman ha detto che avrebbero dovuto fare. Andrea, tu hai detto bene, hai detto nessuno ha saputo esserlo. Esatto. Ha saputo esserlo, non ha voluto esserlo. Certo. Perché se tu mi dici nessuno ha voluto esserlo, nessuno ha saputo esserlo, allora perché le non scuse c'erano sono giustificate. Le capacità per esserlo. Fare un discorso di Lara invece Caprile. In un contesto diverso, tu se sei l'ultimo arrivato e sei un debuttante, bene, hai modo di crescere, hai modo di maturare.
Cristante certo. Non è arrivato all'Atalanta e ha giocato subito. Cristante ha iniziato a giocare dopo un po' di partite, si è calato nella parte, si è ambientato e ha saputo, diciamo così, giocare con questo gruppo vincente, ed ora è anche lui un giocatore importante di quell'Atalanta. Sì, vedi Andrea, io faccio un discorso che ci riguarda, nel senso che noi abbiamo avuto Re Bonato che prima e dopo il Pescara di Galeone non ha fatto nulla. Che vuol dire? Vuol dire che in quel contesto si trovava a suo agio e magari il gioco che veniva praticato gli andava benissimo. Poi ha giocato in altre squadre, ha giocato col Campobasso, non aveva fatto nulla. E allora voglio dire, certo, ma non può riguardare tutti i giocatori questa storia di Cristante. Cristante è stato un esempio per quanto riguarda quello che dicevi tu, però ripeto, non c'è stato dolo da parte dei giocatori, quindi di che cosa devono chiedere scusa? Però ti dicono, il Crotone a livello... Allora, ieri... Il Crotone è una squadra che magari per valori tecnici è inferiore, come era nelle previsioni, al Pescara però sta lottando. Ma secondo me, a parte il fatto che incide molto sul fatto del modulo di gioco, del modo di giocare a pallone, perché se tu hai una squadra tosta che praticamente gioca di rimessa e c'ha giocatori che, come quelli del Crotone, che fanno gruppo eccetera, possono anche tentare di salvarsi, ma il gioco bello e arioso di Oddo e anche quello di Zeman dopo, per dire, ma non paga, perché o c'hai dei campioni oppure non fai nulla. E allora voglio dire, quando Zeman dice che i giocatori nostri sono più bravi di quelli del Crotone, beh, io, Crotone, Falcinelli, Stojan, giocatori che di tutto rispetto, parliamoci chiaro. Noi in attacco chi abbiamo avuto quest'anno? La differenza la doveva fare Bayerbeck, che non ha giocato mai. William, è fondamentale il discorso dell'approccio. Immaturo. Io penso che ancora oltre... maturo per la... Dai, su. Oltre a fare una squadra tecnicamente migliore, però quando il Pescara dovesse mai tornare in Serie A, c'è bisogno di un approccio diverso, perché purtroppo il Pescara non può insegnare calcio in Serie A e non può fare un calcio d'avanguardia in Serie A. In Serie B lo può fare, in Serie A bisogna avere un approccio diverso. Scusa, perché Andrea, questo è l'aspetto che caratterizza le ultime retrocessioni del Pescara. Ma l'anno scorso il Crotone ha vinto il campionato insieme al Cagliari, no? È arrivato secondo, sì. È arrivato secondo, ha fatto un buon campionato, sì, almeno dignitoso. Ottimo in quest'ultima parte. Allora, voglio dire, però era superiore a noi, parliamoci chiaro, perché l'ha vinto il campionato, noi abbiamo vinto i playoff e avevamo la Padula, certo, che ha, certo, fatto 30 gol, che non è una cosa da niente, insomma, voglio però dire. Però si è pensato, nonostante questo, che con il gioco e con la bravura di Oddo a inizio stagione potesse compensare tutto. Sì, però, purtroppo, Andrea, poi la realtà io è diversa. Faccio sempre l'esempio del Verona. Il Verona dalla Serie C con Mandorlini ha fatto sempre campionati di Serie B, aggiungendo qualche giocatore senza smantellare, è andato in Serie A con una programmazione, è rimasto 2 anni in Serie A perché aveva la squadra pronta per fronteggiare un campionato importante come quello di Serie A. Nel momento in cui noi inopinatamente ci siamo andati con Zeman, siamo stati orfani di Immobili, Insigne, Verratti e altri giocatori. Quest'anno orfani di Lapadula e di Torreira in particolare, ma dove ci presentiamo? Cioè, voglio dire, noi non siamo andati in Serie A tutte le volte che ci siamo andati, ci siamo andati per disputare il campionato, ma non è che abbiamo rinforzato la squadra della Serie B che aveva vinto il campionato o quantomeno aveva vinto i playoff. Andrea, siccome prima ce l'hanno chiesto anche questo pomeriggio, Fiorillo, che oggi sul primo gol, diciamo, non è stato impeccabile, ecco, mettiamola così, dicono, perché non lo criticate mai? Non è vero, Fiorillo lo scorso anno è stato criticato, 2 anni fa è stato criticato e oggi ha sbagliato ed è stato criticato. Non è che Fiorillo va criticato a prescindere. Dopodiché, siccome il Pescara potrebbe riavere alla base Pigliacelli,
al di là della sua ottima stagione di quest'anno col Trapani, sembra avere le caratteristiche ideali per essere il portiere della squadra di Zeman. Cioè un atteggiamento tra i pali, molto spavaldo, un giocatore anche propenso a giocare con i piedi, al di là di quella giocata clamorosa che ha fatto a Frosinone, che ha preso palla e si è involato sulla fascia generando un'azione da gol per il Trapani. Ma al di là di questo è un portiere che per atteggiamento, per modo di interpretare il suo ruolo, sembra tagliato, sembra come l'indimenticato Franco Martini per stile di gioco, e quindi è un portiere che sembra tagliato per Zeman. Dunque, per quanto mi riguarda, Zeman terrà molto d'occhio Pigliacelli più che Fiorillo. Però Fiorillo non è che va criticato a prescindere, Fiorillo va criticato quando sbaglia, oggi ha sbagliato. Certo, ci sentiamo le dichiarazioni di Zeman dopo la sconfitta del Dall'Ara, lo ascoltiamo. Sulla partita io penso che è sempre immagine di tutte le nostre partite, magari no con la Roma, no con la Juventus, ma le altre abbiamo cercato di fare qualcosa e penso che erano partite alla pari. Poi penso che se abbiamo vinto una partita in tutto campionato ci sarà qualcosa che non va, e purtroppo noi facciamo errori banali, poi dopo che si prende gol si mette la testa giù e non si gioca più con lo stesso impegno. E su Bologna io ero contento se avevo possibilità di venire qua, però poi la situazione societaria in quel momento non mi dava assicurazione. Buongiorno, volevo chiedere un giudizio su Muric, che mi sembra che abbia sfruttato bene il pochissimo tempo che gli è stato concesso. Lui quest'anno ha fatto due presenze, questa è la terza, no, un giudizio, ha impegnato il portiere, partito centravanti, mi sembra poi l'ha spostato quando è entrato Gilardino sulla destra. Vabbè, lui è esterno destro, infatti. Non ha avuto molte possibilità perché per me tatticamente era difficile da gestire. Lui c'ha tecnica buona, corsa buona, però non c'ha i tempi giusti e quindi ha giocato poco. Per un ragazzo interessante che spero imparerà qualcosa. Non so se si diverte lei a vedere questo calcio così dispari fra chi gioca molto bene e chi gioca normale, insomma. In Italia come in Spagna ci sono tre che vincono 6-7-0, le altre perdono. E se ha speranza anche che cambi qualcosa oppure è impossibile? Vabbè, io penso sempre che campionato che con 16 squadre sarebbe più equilibrato. Il discorso che a parte 16 squadre ci sarebbe pure tempo per la nazionale. Così noi oggi in Italia abbiamo tre ottime squadre, due buone e il resto se la gioca. E non basta. Per calcio italiano non basta, nel senso, una volta c'erano sette sorelle, ora non ci sono più. Anche una riflessione sul campionato in generale, sentito William, c'è un probabilmente scalini troppo differenti su cui si attestano le varie formazioni. Dice ci sono tre squadre che sono ottime. Ha perfettamente ottime. Ragione, un campionato a 16 squadre sarebbe molto più equilibrato, c'è troppa differenza di qualità, di tutto, fra le prime e le ultime. Tu pensi che quest'anno addirittura, finito il girone d'andata, già si sapeva chi avrebbe vinto lo scudetto e chi sarebbe retrocesso. Già si era visto che le quattro squadre che rischiavano la retrocessione erano, perché il Genoa poi a gennaio ha venduto Bavoletti, ha venduto i giocatori, altrimenti il Genoa ha battuto la Juventus, è una delle poche squadre che ha battuto la Juventus. Quindi praticamente Crotone, Empoli, Palermo e Pescara erano finito il girone di andata, già si sapeva che queste squadre retrocedevano. Per il prossimo anno stanno prendendo parametri zero. Ricordo a Sebastiani che avevamo Verratti, Insigne, Immobile. Oh, Andrea, oggi si è rivisto Alberto
Gilardino, peraltro ex della gara, per uno spezzone di partita. Tanto, scusami Jacopo, prima è passato un messaggio. Ancora a dire che il Crotone è inferiore. In realtà noi abbiamo preso spunto dalle parole di Zeman, dette ieri in conferenza stampa. Lui ha detto che il Crotone è una squadra, sì, o meglio il Pescara è una squadra tecnicamente superiore. Poi si può essere d'accordo o no, ma noi abbiamo preso spunto dalle parole di Zeman, che ha detto che il Pescara non è inferiore tecnicamente al Crotone. Anzi. Però io ho detto che invece non è assolutamente vero. Sì, l'ho detto 3 minuti fa, mica assolutamente però, insomma, per dire che noi siamo partiti dalle considerazioni di Zeman, non dalle Zeman nostre. Ma Zeman è il padre eterno, che Zeman vede tutto in maniera precisa. Io credo che anche l'atteggiamento di Zeman dovrebbe essere un pochino più malinconico, diciamo, malinconico per quello che abbiamo veramente sofferto. Io non parlo come giornalista, ma come amante del Pescara, insomma, e mi medesimo in quelli che veramente stanno male quando il Pescara, compreso il mio genero, che veramente quando il Pescara perde diventa veramente un'altra persona, per dire. E quindi diciamo, non possiamo descrivere una partita che perdiamo 3-1, 3-0, 3-1, 4-1, così in maniera semplicistica. Abbiamo giocato. Purtroppo, William, questa è un'agonia che non funziona. Che adesso è a 180 minuti dal termine. Quindi, insomma, anche Zeman si prende le sue critiche, però è chiaro che il progetto tecnico di quest'anno, lui è venuto, stata una mossa adesso mediatica per distogliere l'attenzione dai risultati del campo a febbraio. Adesso questa mossa mediatica, insomma, non tiene più tanto, perché si è stufi di perdere, però mancano 180 minuti, dopodiché Zeman dovrà fare la cosa principale per cui è stato preso, cioè progettare con Pavone la prossima stagione ai fini di un campionato perlomeno d'avanguardia. Ma sicuramente, adesso archiviamo questo campionato disastroso, però non diciamo che Cristo è morto di freddo, capito? No. Allora, quel telespettatore che ha mandato il messaggio poco fa e ha detto Zeman è stato applaudito, ma sì, è stato applaudito, ma per quale motivo? Non lo so per quale motivo viene applaudito Zeman, capito? Zeman ha un grosso carisma, però io non abbocco. E quello è il problema, capito? Io voglio i fatti, io i numeri li ho dati, ha fatto 2 pareggi. Per quanto voglia essere scarsa questa squadra, per quanto non sia la squadra adatta a Zeman, ma Zeman che fa? Solo un solo gioco. Allora Zeman non è stato capace di vincere una partita. Ed è strano, William, che tu non insista sulla questione Brugman, perché insomma, esatto, oggi è stato poi fatto si giocare, si è ravveduto e l'ha rimesso al posto suo. Ma vabbè, abbiamo visto anche con Crescenzi, no? Crescenzi, sì, che l'aveva messo visto attacco, buttarsi, l'aveva messo partita esterno destro d'attacco, ma non lo so, ha fatto dei tentativi, però sono andati a vuoto. Ha fatto, secondo me, non è riuscito a fare quello che ci si aspettava, almeno per evitare l'ultimo posto. Non c'è riuscito, e quindi, caro Zeman, io non ti posso applaudire, altri ti applaudono, io no. Tra l'altro, da oggi c'è anche la matematica dell'ultimo posto, se vogliamo guardare anche questo aspetto. Sì, c'è anche la matematica dell'ultimo posto, cosa che Zeman aveva detto dopo la sconfitta con la Roma, che segnò invece matematicamente la retrocessione. Disse l'obiettivo adesso è cercare di evitare almeno l'ultimo posto, ma evidentemente questa squadra purtroppo non ha la forza di poter, di poter, ma non combattere. Cioè non è riuscito lui. Se non è riuscito, io non lo posso applaudire. Sì, assolutamente. Spero soltanto che il prossimo anno riesca a fare e a trovare, a cercare e trovare qualche giocatore come i signori Rambaudi e Baiano, o Insigne, Immobile e Verratti, possiamo tornare in Serie A. Perdonami, ma tu di quel tridente del Foggia hai scordato
Beppe Signore, cioè Baiano e Rabaul. Signore, signore, non te, signore. Baiano e Rabaul. Baiano e Rabaul. No, perché mi sono... Mancuso farà Rambaudi. No, no, signore, adesso... ho detto. Mancuso farà il Rambaudi? Adesso tocca Baiano e Signori, bisogna trovare Baiano e Signori. O chi meglio... vuota Zeman? Otto non ne ha vinta neanche una di partita. E vabbè, nemmeno Zeman l'ha vinta. Va bene, va bene, ok. Parliamoci chiaro. Ok, senti, ma Gilardino... E non è che io mica ho applaudito Otto e sì, non perché applaudo Zeman. Era è una cuspide praticamente. Sì, senti, ma Gilardino, secondo te, che oggi abbiamo rivisto? Io non lo so, io ho 80 anni, ho 79 e mezzo. Io, da che mi ricordo praticamente, poi tenuto conto anche del fatto che Zeman ha una mentalità tale da non poter essere tradito da giocatori, nel senso che magari vengono, si infortunano e non giocano. La stessa cosa Oddo, Baebek doveva essere il centravanti e non ha mai giocato, e quindi ha giocato senza centravanti, molte volte ha adattato Caprari come centravanti, ma Caprari non è un centravanti, per cui ci sono state delle cose, degli errori, no? Li abbiamo visti, certo. E quindi praticamente io credo che la squadra dovrebbe essere composta da giovani promettenti, devono scoprire qualche giovane veramente che faccia la differenza, e Gilardino secondo me ha fatto il suo tempo, anche se Zema dici che può fare la differenza, però se ha dei problemi fisici come li ha avuti con l'Empoli, l'Empoli ce l'ha dato, ma secondo te l'Empoli ci dava Gilardino se era in condizioni da fare la, sì, da sì, fare beh, la è differenza? Chiaro, è chiaro. Dai, su, ma io non lo so, io o sono diventato scemo, pazzo, io o altri hanno i paraocchi, non lo so. William, vediamo, chiedo anche l'ausilio di Andrei, due gol annullati al Bologna, tutti e due giustamente annullati, perché? Perché sì, poi sì. Questo Andrea mi consente di fare un assist, ecco, questo è il primo gol annullato a Mattia Destro, eravamo sull'1-1, eravamo sì, sull'1-1, sì, giustamente sì. In fuori gioco, tempo. Dopo pochi secondi arriva anche un altro gol annullato, questo a Taider. Sono stati bravi nostri a fare il fuori gioco. Sì, sì. Sono in tre, quattro in fuorigioco. Allora, il merito del fuorigioco è ovviamente dell'assistente di linea, però vogliamo anche dare merito non solo alla terna arbitrale, perché oggi l'arbitro della gara ci riguarda da vicino, un applauso e veramente tantissimi complimenti ad Antonio Di Martino, oggi eccolo qua, designato sì, esordio in Serie A per l'arbitro della sezione di Teramo, ma originario di Giulianova, eccolo qua, davvero... Ragazzo peraltro giovanissimo, trentenne, ha una carriera davanti, già esordio in Serie A, quest'anno 15 partite in Serie B, è partito davvero Andrea dai campi sì. Di dilettantistici abruzzesi. Beh, e a distanza veramente di poco tempo. Andiamo nei nostri archivi, Jacopo, a ripescare qualche finale. Playoff di eccellenza o partite 2009 eccellenza. 2009 a Celano, Castel di Sangro, San Nicola Sulmona 0-1, arbitro Antonio Di Martino, nel 2009 aveva 22 anni. È arrivato giovanissimo a fare il debutto in Serie A, probabilmente dirigerà gare importanti nei playoff di Serie B, se si disputeranno, penso di sì, dopo i verdetti di ieri. Continuerà a crescere, chissà che il prossimo anno non possa spiccare il volo definitivamente verso la Serie A. Quello di oggi è un assaggio, un debutto molto bene, peraltro con l'unica squadra abruzzese presente in Serie A, quindi gli facciamo i complimenti per oggi e gli auguri per una carriera sempre migliore. Devo chiedere scusa a quel telespettatore perché chiaramente ha ragione, un merito di Zeman è stato quello di aver fatto giocare il Foggia in Serie A per 3 anni. Sì, sì. Quello è un suo merito, per carità, poi bisogna valutare poi le varie situazioni che si sono create. Però ti chiedono di parlare di Galeone e dei successi in Serie A. Senti, guarda, la Serie A noi non l'abbiamo potuto fare, non la possiamo fare, perché l'ho detto 10.000 volte. Però questo è un discorso, secondo me, che...
tutti i limiti a fare considerando il presente, non è detto che in futuro non possa essere così. Ma io sto parlando di un futuro in cui puoi spendere dei soldi senza rischiare di fallire un'altra volta e tentare di salvarti. Ma è chiaro che anche Galeone, è ovvio che non, poi la mentalità di Galeone era simile a quella di Zeman, si va in Serie A a giocare così, a fare il calcio champagne e poi finisce a Gazzosa e Rustel, diceva quello dell'amico. Allora, vediamo il prossimo turno che vedrà il Pescara giocare in posticipo. Il lunedì contro il Palermo è davvero la partita tra forse le due squadre più deluse da questo campionato, due squadre che non capisco perché l'abbiano spostato. Com'è, Andrea? Un posticipo succulento. Sì. Ma non capisco perché l'hanno spostata. Per il raduno dei bersaglieri. Uno spiritoso, sì, un amico spiritoso ha detto: no, no, adesso ti spiego. Ha detto: no, perché c'è l'Eurovisione che voleva questa partita da far vedere in Eurovisione. Ah, no, ma lo so che è stato. Ma che problema poteva causare? Palermo, Pescara Palermo al raduno dei bersaglieri, non lo so. Vabbè, comunque. Va bene, va con bene. Tutta questa affluenza. Senti, un caro ricordo, io l'ho conosciuto veramente, un giornalista criticabile perché un pochino chiuso, in alcuni momenti anche discostante, Olivero Bea, sì, che però ci ha lasciato e sono molto ma molto dispiaciuto. E mi sento di stare vicino alla famiglia, alla figlia in particolare, che voleva un bene da matte al padre. E Olivero Bea ci ha lasciato veramente in maniera così, repentina, anche inaspettata. Inaspettata assolutamente, perché un mese fa l'ho visto in una trasmissione, stava bene, insomma, dispiace molto. Assolutamente. William, io ti saluto. Questa attenzione, che perché è arrivato in extremis il messaggio. Sì, dimmi. Il messaggio della serata: fate scendere in campo i bersaglieri, almeno corrono. Bellissima questa. Bellissima. Allora, senza bicicletta, però. Senza bicicletta. Peraltro, adesso c'è questa diatriba: Pescara, Crotone, il Crotone, questa rincorsa si troverà di fronte alla Juventus. Vediamo se sarà una Juventus già pagata oppure no. L'unico vero orgoglio giuliese, Antonio Di Martino, ragazzo serio e bravo come non ce ne sono più, sottoscrivo ogni sillaba, perché peraltro noi lo conosciamo anche la famiglia, a cui mandiamo davvero un grande abbraccio e soprattutto i complimenti per questo esordio in Serie A. Poi c'è il nostro Andrea da Pescara, innamoratissimo della nostra Roberta Di Santi, che oggi per noi era in un altro stadio a fare la finale playoff di eccellenza. Comunque, una dichiarazione d'amore. Sì, assolutamente. William, io ti ringrazio, ci grazie, vedremo per l'ultima. Ah, va bene. E a quel punto avremo veramente chiuso il cerchio, faremo anche un po' di... E finirà questo campionato. Questo calvario, sì. Assolutamente. Grazie a William Carosella, ciao William. Buonasera a tutti. Non cambiate canale, noi andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo perché dobbiamo parlare ovviamente dei playoff di Serie D. A tra poco. È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. Rientriamo, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, lo facciamo facendovi vedere i risultati, perché oggi iniziavano anche i playoff di Lega Pro. In realtà sono iniziati ieri con la vittoria della Lucchese ad Arezzo 1-2 in serata, mentre nel pomeriggio vittoria della San Benedettese sul campo del Gubbio 2-3. Questi sono i risultati del pomeriggio, sono stati molto scaglionati. Vedete le squadre, i risultati, il puntino a fianco significa squadra qualificata. Risultato forse più sorprendente della giornata, il 3-1 dell'Albino Leffe sul campo del Padova, e dunque l'Albino Leffe passa, si qualifica. Poi si qualifica la Juve Stabia, pur impattando 0-0 con il Catania. Si qualifica la Giana Erminio 2-2 contro la Viterbese. Si qualifica il Livorno, che vince
2-1 contro il Renate, pareggio ma qualificazione anche là per la Reggiana contro la Feralpi Salò. Feralpi due volte avanti e due volte ripresa, finisce senza reti tra Virtus Francavilla e Fondi, si qualifica la Virtus Francavilla. Il Piacenza batte il Como e si qualifica 2-1, il Pordenone batte il Bassano 2-0 e si qualifica il Pordenone. Come vedete, da 9 minuti sono in campo le ultime 4 squadre: Cosenza, Paganese, Siracusa, Casertana. Queste le squadre che si stanno battagliando per questo primo turno, Andrea, che tutto sommato qualche sorpresa. C'è una rivincita del fattore campo rispetto alle indicazioni di ieri e in parte della prima parte del pomeriggio, perché ieri aveva vinto la Lucchese in trasferta con l'Arezzo, oggi l'Albino Leffe aveva sbancato Padova e si stavano profilando delle vittorie della Feralpi Salò e della Viterbese. Poi sono arrivati i pareggi e i pareggi danno la qualificazione alla squadra di casa. Quindi per via di questi pareggi e di alcune vittorie interne come quelle del Livorno, del Piacenza e del Pordenone, il fattore campo e la classifica hanno ripreso a farla da padrone rispetto alle prime indicazioni. Se vuoi ti leggo anche gli accoppiamenti già definiti. Sì, peraltro mi sa che c'è un derby della Via Emilia, Parma-Piacenza. Bravo, Parma-Piacenza. Poi c'è Lecce-San Benedettese, Livorno-Virtus-Francavilla, Pordenone-Giana-Erminio, Juve-Stabia-Reggiana e Lucchese-Albino-Leffe. Dopodiché restano da definire altri due accoppiamenti, l'Alessandria contro la vincente di Siracusa-Casertana e Matera, che entra in scena nel secondo turno per la vittoria della Coppa Italia di Lega Pro, Matera che giocherà contro la vincente di Cosenza-Paganese. Jacopo, fammi tornare Vittorione Esposito a Chieti, almeno vedo due giocate forse probabilmente, chi ha questo potere? Però tra un po' vi facciamo vedere sul finale di trasmissione anche le immagini dei gol, delle interviste di Real Giulianova Chieti FC con il Real Giulianova che ha vinto la Coppa Mancini e dunque fa triplete per quanto riguarda la prima squadra, campionato, Coppa Italia e Coppa Mancini. Poi peraltro c'è stata anche le vittorie, sono 4 perché c'è stata anche la vittoria del campionato degli juniores, quindi 4 soddisfazioni per il sodalizio biancorosso. Vi faremo ascoltare anche le interviste al presidente Bartolini, al intanto vantaggio della Casertana, al direttore generale Vernacotola e anche al presidente del Chieti FC Trevisan. Tutto questo tra poco, però iniziamo con i playoff di Serie D. Si giocava all'Aquila la partita tra San Nicolò e Vispesaro, finisce con la vittoria marchigiana 1-0, gol del grande ex Rocco Costantino, il servizio di Ania Cantagalli, vediamo. La Vispesaro si conferma bestia nera stagionale del San Nicolò, è infatti un gol dell'ex Rocco Costantino a mandare in finale i marchigiani e fermare la rincorsa al sogno Lega Pro dei biancazzurri. Epifani sceglie la formazione migliore contro una Vispesaro mai battuta neanche nella stagione regolare, con Bisegna vicino a Petroni a centrocampo e Stivaletta ad agire nelle vicinanze di Treini in avanti. Però non è una via di gara facile per il San Nicolò, i marchigiani devono vincere per agguantare la finale e mettono subito pressione ai biancazzurri. La squadra di Sassarini farà la gara per gran parte della prima frazione, provandoci in un paio di occasioni dalla distanza con il San Nicolò che invece preferisce aspettare e difendersi con ordine. Bisognerà attendere il 36esimo per vedere la prima vera palla gol dell'incontro di colore biancazzurro. Chiacchiarelli dalla sinistra trova Stivaletta in mezzo, ma il colpo di testa del giocatore vastese è calibrato male e si spegne sul fondo. Qualche minuto dopo è Rossone a provarci dalla distanza, con Ciotti che segue la traiettoria del pallone e toglie la mano solo all'ultimo momento. La ripresa poi si apre sulla falsa riga del primo tempo, con il San Nicolò che prova a colpire all'ottavo minuto quando Petroni indirizza di destra un pallone sulla traversa, forse anche con la complicità di Stefanelli, che si fa anche male nell'intervento ed è costretto a lasciare il campo per un taglio che si procura sul viso con copiosa fuoriuscita di sangue. Il livello di agonismo sale. Al San Nicolò viene annullato un gol di Stivaletta per un presunto fallo commesso da Moretti, con le proteste ovvie di quest'ultimo. Al 26esimo l'episodio a favore dei marchigiani. De Santis svirgola il pallone e mette in angolo. Dagli sviluppi Costantino beffa di testa Ciotti per il vantaggio della Vis, proprio con l'ex di giornata. 3 minuti dopo ancora Costantino si invola sulla sinistra, arriva tu per tu con Ciotti che però gli chiude lo specchio della porta e gli nega il raddoppio. Ancora marchigiani poi al 35esimo quando Moreno indirizza un calcio di punizione di un soffio fuori la porta difesa da Ciotti.
La squadra di Sassarini protesta poco dopo per un contatto in area tra De Santis e Costantino, con il direttore di gara che lascia proseguire, e poco dopo allontana anche Sassarini per un ingresso rabbioso in campo. Il San Nicolò prova con la forza della disperazione a portare la contesa perlomeno ai supplementari, ma gli sforzi saranno vani. Domenica prossima la finale di Girone F sarà a Vispesero contro Olimpia Agnonese, con il San Nicolò che invece ripone i sogni di gloria per la prossima stagione. Mister, cosa dire in questo momento di grande delusione? Complimenti alla squadra per il campionato che ha fatto, per il mese passato, i 40 giorni passati terribilmente, la squadra ha reagito in maniera impeccabile. Oggi credo che abbia fatto una grande partita, abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio, abbiamo fatto un gol regolare e poi il calcio è così, prendi sull'unica occasione loro su un calcio d'angolo, una mezza spizzata, prendi gol, poi ci abbiamo messo tanto per recuperare, ma queste partite quando vai in svantaggio sono difficili da recuperare. La corsa la Iuse in volta alla fine verso il direttore di gara per fargli vedere il cronometro? Sì, ma quello è più un atto di nervosismo, perché sull'incidente del portiere loro sono stati 8 minuti a terra, abbiamo perso 8 minuti, ci sono stati 6 cambi e credo dare 6 minuti di recupero è tutto sbagliato, bisogna andare di più, delle volte bisogna avere un po' più di coraggio in questi arbitri, perché noi andiamo in campo, lavoriamo e mi aspettavo un recupero di più, magari la partita sarebbe finita così, però mi aspettavo un recupero maggiore e gli ho chiesto delucidazioni sul gol annullato, perché mi sembra assurdo. La squadra è stata in campo per tutti i 90 minuti, ha tenuto il pallone, ha concesso una situazione, quella del fallo sul gol annullato, e poi ne ha create 5-6 e ha fatto la partita che doveva fare, una partita attenta a stancare gli avversari e a metterci grande sentimento in una situazione, no? Noi secondo me abbiamo creato 5-6 palle gol e alla sesta abbiamo fatto gol. Un'ottima squadra che ha fatto benissimo e quindi questo avvalora ancora il nostro percorso, perché battere loro sul sintetico dove ci hanno giocato tutto l'anno, dominare la partita, per noi è motivo di vanto. Questo. Tra l'altro vi confermate bestia nera del San Nicolò? Ma probabilmente noi nel nostro percorso del campionato qualche punto ci manca. È innegabile che non ci ha messo sotto nessuno, abbiamo pagato un periodo nero, ma perché abbiamo cambiato un sistema, purtroppo anche l'assenza di Ridolfi ci ha costretto a cambiare il sistema di gioco e quindi abbiamo perso un po' di tempo, però sicuramente nella partita abbiamo visto che le squadre, che non c'è superiore potenzialmente nessuno, poi si fanno errori durante un'annata, ne abbiamo fatti, però ora pensiamoci, godiamo questa finale che credo sia straordinaria per quello che erano gli obiettivi iniziali. Dunque, vittoria per la Vispesaro e finale contro l'Olimpia Agnonese. Andrea, una finale davvero a sorpresa. Poi rivediamo quell'episodio di cui si è lamentato molto Massimo Epifani, però è chiaro che San Nicolò e Matelica, che erano arrivati terza e seconda rispettivamente, quindi con il vantaggio del fattore campo. Prossimo turno di Lega Pro, sempre partita secca, no, andata e ritorno. Dicevo, quelle che erano arrivate con il fattore campo a disposizione, invece in Serie D, incredibilmente tutto ribaltato. Eh sì. In questo caso, rispetto a quanto detto per la Lega Pro, perlomeno nei due gironi con le abruzzesi ha prevalso il fattore esterno e non il fattore campo, perché nel girone F hanno vinto le due squadre in trasferta, c'era anche l'ipotesi dei tempi supplementari in caso di parità, ma in realtà le due squadre in trasferta hanno chiuso il discorso nei tempi regolamentari, e anche nel girone G l'Aquila ha fatto il colpo in trasferta. L'unica squadra che ha sfruttato il fattore campo, ma era andata sotto nel punteggio, è stato il Rieti, che ospiterà la finale del girone G proprio contro l'Aquila. È una finale tra le due squadre che dunque hanno vinto in trasferta. L'Agnonese ha fatto il colpo a Matelica, non dico che fosse nell'aria, però il Matelica aveva dimostrato nel corso della stagione di non avere quella continuità che potesse valorizzare il grande talento a disposizione di Clementi, poi Meco Monaco e poi ancora Clementi. Mentre invece l'Agnonese è arrivata con entusiasmo, perché questa squadra doveva salvarsi, poi addirittura per buona parte del campionato è stata prima in classifica.
ha preso di rincorsa i playoff con un bel finale di stagione e quindi col massimo dell'entusiasmo è andato a fare il colpo a Matelica. E ora l'Agnonese può fare il colpo anche a Pesaro. La Vis Pesaro, anche lei è arrivata con la rincorsa a questi playoff, ha sorpreso oggi il San Nicolò, quindi insomma sarà una finale tra due outsider. Vediamo l'episodio che ha fatto arrabbiare il San Nicolò, è un gol annullato, siamo al 24esimo della ripresa, gol annullato a Stivaletta per un presunto fallo di Moretti su Gennari, l'arbitro era a Canfora di Castellammare di Stabia, questa è l'azione, vediamo anche il replay con Moretti che mette giù il pallone, arriva in scivolata a Gennari e poi c'è il sinistro vincente di Stivaletta, ma gioco fermo perché c'è questo fallo. Proviamo un po' ad andare, Andrea, ad interpretazione arbitrale, cioè cosa può aver visto l'arbitro per indurlo a fischiare. Rivediamo l'azione, c'è il controllo di Moretti, Gennari va in scivolata, rivedendola la sensazione è che l'arbitro cosa faccia? Pensi che il pallone cambia traiettoria, quindi Gennari arrivi prima sul pallone e di fatto Moretti non arrivi più sulla sfera e calci invece che il pallone il difensore della Vis Pesaro. Giusto? Può essere un'interpretazione? Sì, lì Moretti si allunga il pallone, prova a recuperarlo, Gennari in scivolata. Vediamo un po' frame by frame, Maurizio. Mi sembra anticiparlo, torniamo indietro di qualche frame, lo anticipa e a quel punto Moretti in ritardo va sull'avversario. E a quel punto l'arbitro ritiene opportuno fischiare. Ancora Maurizio, dobbiamo andare avanti, eh. Dobbiamo far stoppare il pallone quando arriva la scivolata. Sì, okay. Ecco, eccolo qua, è questo il momento. Qui, andiamo uno alla volta. C'è la scivolata di Gennari con il pallone che viene respinto, di fatto anticipando davvero di un frame forse, sì. Moretti. Ecco, qui probabilmente l'arbitro prende la decisione di fischiare prima ancora che ci sia il tiro di Stivaletta. Ora la situazione è un po' controversa, nel senso che... Guarda, l'arbitro si abbassa un po', come se per vedere chi tocca per primo il pallone. Torniamo indietro perché a un certo punto durante la scivolata l'arbitro si abbassa proprio, guardalo. Guardiamo anche la mimica. Guarda l'arbitro che ha una visuale pulita, si abbassa, vede che il pallone viene respinto, capisce forse che Gennari è arrivato in anticipo su Moretti e a quel punto arriva il fischio. Può essere. Però in questo momento non sembra aver fischiato proprio subito, va poi in un secondo momento, però la decisione è davvero borderline perché il contatto c'è, Moretti arriva dopo rispetto a Gennari e colpisce l'avversario, però è pur vero che c'è la sensazione che il difensore della Vis Pesaro, arrivando prima, lui respinge corto il pallone a prescindere da quel contatto. Certo. E quindi poi il tiro di Stivaletta è una naturale conseguenza, quindi non è detto che ci sia un danno arrecato al difensore della Vis Pesaro a tal punto che va a compromettere il rinvio. Il rinvio lui lo fa così a prescindere, poi successivamente c'è il contatto tra i due giocatori e c'è il tiro di Stivaletta. Non è facile. Ho capito cosa vuoi dire, nel senso che Gennari comunque, anche se non avesse avuto il contatto con Moretti, comunque avrebbe respinto lì dove ha respinto. Lui l'ha respinto in quel modo a non prescindere è che, dal contatto. Esatto, che è comunque successivo al contatto tra i due giocatori. Quindi è un gol semiregolare, dai, perché comunque non si può negare il fatto che ci sia un contatto e che Moretti colpisca Gennari perché arriva dopo rispetto al difensore. Certo, certo. Come, visto che Andrea si è conclusa qui, di fatto la stagione del San Nicolò, terzo posto, 60 punti, non è arrivato l'atto finale con l'Olimpiagnonese, come... E fallo ci dicono. Che bilancio facciamo di questa
stagione? Che è stata una stagione sicuramente positiva, ma che deve lasciare dei rimpianti. Epifani è tornato nell'intervista a quei 40 giorni di maltempo, di terremoto che evidentemente hanno inciso sulla stagione del San Nicolò, perché in quel momento la squadra era in altissima classifica e quando la squadra è tornata a giocare ha perso di brutto lo scontro diretto di Fermo. Quindi c'è il rimpianto per quel periodo e c'è il rimpianto per la partita di oggi, perché il San Nicolò aveva la concreta opportunità di andare in finale e di avere anche il fattore campo in finale. Quindi una stagione positiva che conferma la crescita del San Nicolò in questo campionato, però secondo me c'è anche un po' di rammarico per quel che poteva essere e non è stato, come si dice in queste circostanze. Ma non vedete che gli rifiro un calcione? Quale gol semiregolare? Rispieghiamo. Vabbè, comunque Jacopo, è anche vero che la fattispecie si presta a mille interpretazioni, sono le classiche situazioni borderline che fanno discutere. No, rispieghiamo il nostro, cioè il ragionamento che hai fatto tu. Sì. Cioè, hai detto che è semi-regolare, tra virgolette, non perché non ci sia il calcione, non perché non ci sia il contatto, ma solamente partendo dal presupposto che la scivolata del difensore della Vispesaro comunque sarebbe stata quella, perché arriva proprio perché arriva in anticipo rispetto al contatto, e sarebbe stata quella. Poi non prende la palla e travolge il difensore che non può rialzarsi, tutto giusto, tutto vero, sì, ma, anche se io vorrei vedere come avrebbe fatto a rialzarsi in quel momento. Lì il difensore non può rigiocarla più, lì il difensore va per allontanare la palla. Detto questo, è un contatto evidente. Certo. Sono stato abbastanza chiaro, è un contatto evidente. Il difensore arriva prima sul pallone, allontana la palla che cambia direzione, ma in un'interpretazione estensiva della dinamica dell'azione, Gennari non avrebbe potuto respingere meglio o diversamente rispetto a come ha fatto, a prescindere dal contatto. Questo è il ragionamento che vi ha fatto Andrea Testé. Poi, se ci vogliamo perdere con io tifo per quello, io tifo per quell'altro, fate come vi pare, vediamo un po'. Andrea, altro playoff di Serie D, sì, che ci vediamo? Possiamo prima andare a vedere il playoff tra Rieti e Ostiamare. Sì. Vediamolo. Saranno arriva due capoluoghi, Rieti e L'Aquila, dunque il prestigio del girone salvo, a giocarsi la finalissima playoff del girone G allo Scopigno, domenica prossima alle ore 16. La semifinale dello Scopigno vedeva di fronte Rieti e Ostiamare, due formazioni che in campionato erano terminate terza e quarta in classifica. Gara da due volti, un primo tempo all'insegna del torpore, una ripresa scoppiettante e ricca di emozioni. Dopo una lunga fase di studio nella quale non è accaduto nulla, al decimo arriva la rete dell'Ostiamare. Sulla fascia destra d'attacco dei tirrenici vola, difendendo un buon pallone, Michele Vano. Ottimo cross al centro per la spettacolare sforbiciata di Fabrizio Roberti, tradotta in gol. Risponde Rieti con un bellissimo lancio di Marcheggiani, terminato tra le braccia di Alessio Quattrotta. Il primo cartellino giallo è per Colantoni, numero 3 dell'Ostiamare, per un fallo su Luigi Scotto. Sul tiro piazzato di Bianchi, qualcosa di più di un semplice fallo in piena area di Bellini. Al 24esimo Casini per Marcheggiani, che calcia Alfa. Un minuto dopo, pericolosissimo Calveri, sul calcio piazzato di Bellini. Al 36esimo, pericolosa azione dell'Ostia, fermata da una tempestiva uscita di Matteo Cucic. Tre minuti più tardi, secondo cartellino giallo in casa Ostiamare, e Darino Piroli a finire sul taccuino del signor Clerico di Torino per un fallaccio sul capitan Tirelli. Dopo due minuti di recupero, con l'Ostiamare in vantaggio di una rete, termina il primo tempo, giocato da ambedue le squadre, diciamolo francamente, come fosse una partita di fine campionato ed inizio estate. Con le immagini di Alessandro Montagnier, montate da Samuele Angelucci, inizia una ripresa di tutt'altra pasta. Partenza a raggio del Rieti, che al quarto pareggia, è Luigi Scotto a siglare il gol dopo un altissimo campanile, finalizzato da un ottimo pallonetto di testa del numero 9 reatino. Al settimo Rieti accende la freccia e sorpassa. Ottima intesa Scotto Marcheggiani e gol del numero 10 Amaranto Celeste. Al 13esimo risponde la tramortita Ostiamare, ma lo fa in modo falloso, prontamente segnalato dal direttore di gara.
Due minuti più tardi, calcio piazzato di Scotto, con pallone deviato in angolo dalla bandierina, Fabrizio Di Raferli mette scompiglio nell'area dei tirrenici. Al ventesimo, ammonito il gigante numero 9 dell'Ostia Mare, Michele Scotto, per un macroscopico fallo su Riccardo Casini. Il Rieti spinge e vuole chiudere la partita. Protagonista Tiziano Di Raferri con un'ottima girata che avrebbe meritato decisamente di più. Terzo gol del Rieti al 28esimo, funambolica giocata di Luigi Scotto per Emanuele Valeri, perfetto il cross del numero 3 Riatino per l'accorrente Maccheggiani che da sottomisura deposita in rete. Al 32esimo miracolo di Cucic su girata di Michele Vano. Primo cambio in casa Rieti al 35esimo, esce applauditissimo Capitan Pirelli che consegna la fascia a Daniele Bianchi per far posto a Tiziano Luciani. Al 36esimo l'Ostia Mare in 10, ancora ammonito Michele Vano e doppia ammonizione che significa rosso per il gigante romano. Al 40esimo secondo cambio Rieti in sostituzione di Vito Di Bari entra Gianmarco Bassini. Non succede più nulla se non il cambio nei titoli di ruota al 45esimo di Luigi Scotto con il giovane Marco Preti. Per Rieti dunque è finale con l'Aquila, Corsara Monterosi 3-2 e la si giocherà domenica prossima in uno scopigno auspicabilmente pieno di tifosi reatini e abruzzesi. Eh sì, domenica prossima la finale di quelle che sono le due delle protagoniste del girone G di Serie D, ovvero il Rieti che abbiamo visto e l'Aquila che, Andrea, speriamo di riuscire a farvi vedere tra poco. Eh sì, ci proviamo, non dipende soltanto da noi, a mal che vada rilanciamo sempre l'ipotesi della nostra piattaforma YouTube per vedere appunto i servizi delle partite del pomeriggio. Intanto, Andrea, ti faccio vedere delle immagini che si riferiscono a ieri della vittoria della Coppa Mancini del Real Giulianova contro il Chieti FC, due delle protagoniste dei due gironi di promozione. Questa è la curva del Giulianova che ha vinto 2-1 con la doppietta del solito Tozzi Borsò, inframmezzata dal pareggio di Lalli per il Chieti, due protagoniste di questi dei rispettivi gironi di campionato che l'anno prossimo si daranno appuntamento in un'eccellenza, dunque grandissime firme per la formazione di Piccioni. È un triplete, un treble, perché ha vinto campionato, Coppa Italia e adesso anche la Coppa Mancini. Per il Chieti invece è arrivata la vittoria del campionato e una stagione certamente molto importante per una piazza molto calda come Giulianova. Per queste immagini ringraziamo sempre il nostro Roberto Pulimanti e Publi Video, che insomma poi ha realizzato anche le interviste al presidente Bartolini, al direttore generale del Giulianova, anche la presidente del Chieti FC Giulio Trevisan. Andrea, queste è chiaro che sono due squadre che erano accreditate per la vittoria dei rispettivi raggruppamenti, però è anche vero che non è mai facile vincere, invece queste due squadre ce l'hanno fatta direi abbastanza agevolmente. Direi che questa finale nel risultato ha un po' ripercorso quello che è il momento degli ultimi due mesi delle due squadre. Il Giulianova ha avuto diverse difficoltà a inizio stagione con la Torrese che è andata subito in testa alla classifica, quindi nella prima parte il Giulianova ha dovuto rincorrere e ha attraversato momenti anche piuttosto difficili. Il Chieti invece ha da subito dominato il campionato, però poi il Giulianova ha chiuso il campionato ben prima del Chieti Torre Alex, che invece ha faticato per ottenere la matematica. Il Chieti sembrava ormai vittorioso già dal pieno inverno e invece si è dovuto attendere un po' troppo per la matematica. Invece Giulianova, che arrivava di rincorsa, ha chiuso molto prima. E in effetti questo chiudere in maniera diversa la stagione è stato poi sintetizzato da questa finale vinta dal Giulianova, che ha portato a casa anche la Coppa Italia di categoria. Va da sé che la partita di oggi contava fino a un certo punto. Ora queste due squadre però si daranno battaglia e lo scontro del prossimo anno conterà di più. Lo faranno in eccellenza. Sono due piazze importanti, sono due piazze e due società chiamate
a competere per la vittoria, non per un campionato di alta classifica, ma per la vittoria, e quindi il prossimo anno ne vedremo delle belle con le squadre che quest'anno non hanno vinto in eccellenza, che ci vogliono riprovare, ma con due piazze importanti, importantissime, che arrivano dalla promozione e che sono appunto Giulianova e Chieti, che fino a qualche anno fa facevano questi derby tra i pro. Assolutamente, allora noi ci sentiamo, ci ascoltiamo le interviste del post gara dopo la vittoria appunto del Real Giulianova sul Chieti per 2-1. Ascoltiamo. Con questa vittoria abbiamo fatto qualcosa di straordinario, qualcosa che penso si verifica raramente in questi campionati in Italia. Grande presidente! Aver vinto tutte le competizioni e aver vinto anche il campionato juniores, penso che l'abbiano fatto poche squadre, poche società. In questo momento mi sento di ringraziare Mimmo, di ringraziare tutta la società e di ringraziare i ragazzi che hanno dato tutto anche oggi e che ci hanno dato dimostrazione di attaccamento alla maglia. E non posso che non elogiare il nostro allenatore, che è anche un uomo di fiducia della società, che è Attilio Biccioni, che anche oggi ha gestito la partita al meglio e ci ha fatto vincere un altro trofeo che si va ad arricchire a tutto il resto che abbiamo vinto quest'anno. Vabbè, il fatto che abbia scelto Giulianova quando Luciano me l'ha proposto era perché appunto la piazza di Giulianova la si conosce per questo. È una piazza che si esalta nei momenti del successo e noi come dirigenza abbiamo il compito di non deluderla mai questa gente. Il presidente è una persona eccezionale, ha saputo coinvolgermi in questo progetto. Poi sono una persona che quando alle cose ci credo, i progetti non mi piace lasciarli a metà. Avevo chiesto ieri ai ragazzi, poi mi capita molto di rado che ci tenevo in modo particolare, sono andato a trovarli allo spogliatoio, cosa che non è successa mai, perché insomma mi andava che veramente si raggiungesse questo risultato, perché adesso non conosco i precedenti storici, ma credo se li guardiamo un po' così scorrendo indietro il corso della storia, anche se è un campionato di promozione, ma credo che poche squadre in Italia abbiano vinto 4 competizioni su 4 con una società che ovviamente ha vinto il campionato, la Coppa Italia, la Coppa Mangini e anche il campionato juniores, quindi meglio di questo non si poteva fare. Presidente, comunque sia andato, è stata una stagione straordinaria, davvero oggi sul campo questa squadra ha lottato sino all'ultimo, forse se ci fossero state 2 coppe sarebbero state più opportune insomma per l'uno e per l'altra squadra. In ogni caso, come dicevo, comunque sia andata, è stata una stagione straordinaria, questo bisogna sottolinearlo. Ma diciamo sicuramente questo è un anno per noi da incorniciare, abbiamo avuto un rendimento durante la stagione agonistica di altissimo profilo, abbiamo vinto un campionato molto impegnativo con dei competitor importanti e oggi era, come ho detto, oggi era una festa, come ho detto anche precedentemente, è stata una bellissima partita di calcio, 2 grandi squadre che si sono affrontate a viso aperto, hanno fatto vedere un calcio di categoria superiore e poi alla fine c'è una squadra che deve vincere, ha vinto Giulianova, complimenti al Giulianova e un grosso in bocca al lupo al Giulianova per l'anno prossimo. Ah, sì, purtroppo sia noi che Giulianova siamo ripartiti quest'anno alla promozione per fatti che gli sportivi conoscono perfettamente e certamente l'anno prossimo sarà molto dura perché sia noi che il Giulianova punteranno a salire di categoria, ma non solo, perché comunque ci sono anche altre squadre, il Paterno che ormai sono anni che fa campionati di livello, e il peccato che una sola squadra vince il campionato, però poi c'è la possibilità dei playoff, vedremo, insomma noi chiaramente punteremo alla posta massima in palio e secondo me il Giuliano sarà un avversario importante e speriamo di ribaltare l'anno prossimo il risultato.
Eccoci rientrati, ultima parte dell'Abruzzo del pallone, tra pochissimo il servizio di Monterosi, l'Aquila, vittoria per 2-3 della formazione aquilana che davvero sembra trasformata in questo ultimo, questa parte finale di campionato tra stagione regolare e playoff. Oggi davvero una vittoria prestigiosa sul campo del Monterosi, che era accreditata come una delle favorite alla vittoria del campionato. Adesso ci sarà la finalissima contro il Rieti al Maglio Scopigno. Onore all'Aquila di Battistini, ma il ripescaggio non è possibile perché la FIGC non vuole. Comunque la società non pagherà i 250.000 euro, ci scrivono Andrea. Quindi, però è vero che è una squadra totalmente trasformata. Vabbè, noi dobbiamo stare a quello che dice il campo. Il campo dice che l'Aquila è in finale e quindi può giocarsi appunto la finale, e quindi l'ammissione nella graduatoria per poi poter salire in Lega Pro. Certo, l'Aquila entra da quinta, non ha un grande punteggio, però intanto se la gioca. Certo, non è che oggi doveva andare a perdere o domenica prossima andrà a perdere a Rieti. È anche un bel messaggio, anzi, che ha lanciato la squadra, nonostante l'addio degli ammutinati e tutto quello che è successo. La squadra è arrivata fino alla finale playoff, e io ribadisco quanto detto qualche settimana fa: questo deve far mordere le mani all'Aquila, che aveva la concreta opportunità di giocarsela fino in fondo e magari di portare a casa il risultato finale, e così non è stato. Basti dire che il campionato è stato vinto dall'Arzachena, che sì, è stata ai vertici del campionato dall'inizio della stagione, ma certamente l'Arzachena non era la squadra da battere, c'erano altri squadroni. L'Aquila era tra queste compagini, ma c'era anche Rieti, poi anche il Monterosi, l'Ostiamare. L'Arzachena era attrezzata, ma non si pensava potesse vincere il campionato, e l'Aquila aveva tutte le possibilità e le armi per poter superare la squadra sarda. Così non è stato, però per come si è messa poi la stagione devo dire che Battistini ha fatto davvero un mini capolavoro, così come i giocatori che sono rimasti e che hanno fatto la differenza. Mininkleri, che veniva dato inizialmente come un possibile ammutinato, lui è rimasto ed è l'uomo che ha fatto la differenza. Oggi una tripletta sontuosa. Intanto a Roma, nello scontro scudetto, botta e risposta: Lemina per la Juventus, Daniele De Rossi per la Roma. In Lega Pro sempre 0-0 tra Cosenza e Paganese, vantaggio della Casertana sempre sul campo del Siracusa per 1-0, il gol in apertura realizzato da Giorno. Possiamo vedere adesso la vittoria dell'Aquila sul campo del Monterosi per 2-3, vediamo. Al Martoni, Monterosi e l'Aquila si giocano la finale playoff. Padroni di casa favoriti dalla migliore posizione ottenuta in campionato. Partita iniziata a ritmi alti e al nono minuto Mazzoleni si deve distendere per deviare in angolo la conclusione di Peluso. Ma al primo vero acuto il Monterosi trova il vantaggio. Break in mezzo al campo di Manoni, palla sulla destra per Palumbo, che punta l'uomo e pennella un cross perfetto per la testa di Fanasca, che si avvita e buca Farroni. Monterosi in vantaggio. La squadra di D'Antoni prende coraggio e al 19° ci prova dalla distanza con Bailon. Minuto 22, Pupeschi perde palla, ma la conclusione dal limite di Fanasca è ben controllata da Farroni. Al 23° brivido per il Monterosi, l'Aquila arriva sul fondo ma Dictevicius è rimpallato al momento del tiro dalla difesa di casa. 34° a fondo di Peluso, Bailon anticipa Mazzoleni in uscita ma sull'appoggio di Noman è debole e fuori misura la conclusione di Ranelli. Al 36° proteste del Monterosi per l'atterramento dubbio di Palumbo in area di rigore, Maninetti, stesso arbitro di Rieti, fa proseguire. Al 38° del primo tempo arriva il pari degli abruzzesi, è il capitano Mininkleri che indovina il 7 con una punizione che da limite molto discussa dai locali trova un gol fantastico.
È la domenica di Minicleri, il giocatore aquilano allo scadere del primo tempo inventa un'altra punizione perfetta e ribalta il risultato prima dell'intervallo. Si va a riposo sull'1-2 per l'Aquila. Parte la ripresa e al secondo sulla punizione di Buono altro episodio dubbio in area aquilana. Monterosi protesta ma per Maninetti ancora tutto regolare. Ma la squadra di D'Antoni non ci sta a perdere, entra Matusalem che al minuto 8 raccoglie la sponda di Costantini e fa partire un sinistro magico che si infila sotto l'incrocio dei pali, 2-2, pubblico in delirio per la magia del brasiliano. Al 16° prova la botta Fanasca ma viene murato dalla difesa aquilana. 25° bella azione combinata Costalunga, Costantini, Palumbo e Manoni, botta del classe 97 fuori di poco. Ma al minuto 28 arriva la beffa per il Monterosi. Da un rilancio errato di Mazzoleni ne nasce l'azione aquilana che porta alla tripletta personale di Minicleri, vero protagonista di giornata e spauracchio per i padroni di casa. Al 41° altro episodio dubbio, col fallo di mano invocato al limite dell'area da Sivilla. L'Aquila rimane in 10 nel finale per il doppio giallo a Ranelli, forcing finale del Monterosi, che nel recupero deve ancora recriminare su una dubbia decisione del signor Maninetti, ancora sotto la sufficienza come Arieti. L'Aquila passa 2-3 e conquista la finale playoff contro lo stesso Rieti. Il Monterosi esce sconfitta, ma con la grande consapevolezza di aver compiuto un cammino eccezionale, intracciato solamente da episodi esterni. Vittoria importantissima, insomma a Monterosi andava questa sconfitta dal punto di vista arbitrale, non è che sia scesa tanto giù, però, sì. Però abbiamo visto oltre che una partita scoppiettante, Minicleri, sì, due gol fantastici. Due gol da favola su punizione e poi un altro gol un po' più da centravanti, che lui sì. Non è, però lì ha fatto il no-man con quella spizzata di testa. Quindi insomma l'Aquila è in finale, peccato l'espulsione di Ranelli che priva di un buon giocatore l'Aquila, che è abbastanza contata soprattutto lì in mezzo al campo perché sono andati via Zane e Lavista, c'è Steri, ora qualcosa dovrà inventarsi Battistini per la partita di Rieti, però con un Minicleri così in attesa magari che arrivino i gol di Peluso e magari anche di Noman, l'Aquila può sognare il colpaccio contro la compagine reatina. Questa è una delle situazioni che avevamo detto che possono accadere nei playoff, ovvero una squadra che magari arriva un po' dietro con gli sfavori del pronostico, magari anche con qualche piccolo arriva in sordina, riesce a nascondersi un po' causa classifica e quant'altro, arriva e sa che si gioca il tutto per tutto, non ha quasi poco o nulla da perdere e vince. Intanto rigustiamoci gol di Minicleri, questo è il primo, ma è fantastico soprattutto perché lo spazio era davvero minimo, siamo proprio al limite dell'area di rigore, fa un colpo veramente da biliardo, lo fa passare sopra la barriera. Questo è un altro grandissimo gol, più di potenza, probabilmente il portiere un po' responsabile in questo caso perché di fatto prende gol. Però la prima è un capolavoro, anche perché come hai detto c'è poco spazio, la palla si alza e poi si abbassa all'improvviso, tocca appena la traversa e si insacca. Una punizione davvero capolavoro, la prima perché, ripeto, serve grande tocco, grande sensibilità e la palla lì può entrare solo in quel modo, cioè se si alza e poi si abbassa all'improvviso come è stato. A proposito di Frombolieri, abbiamo visto un gol di Matusalem, ma lui lo conosciamo, ha quei colpi, ma buon per l'Aquila che non sia bastato perché poi Minicleri ha calato il terzo asso di giornata. Peraltro Andrea, l'Aquila ritroverà il Rieti con cui ha battagliato in questa stagione e con cui ha fatto anche dei risultati positivi. Sì, ha pareggiato all'andata, se non ricordo male l'Aquila vinceva quella partita allo Scopigno. Al ritorno ci fu la vittoria 1-0. E poi arrivò invece quella serie di pareggi, quei due pareggi di fila, che di fatto tagliarono fuori l'Aquila quando sembrava lanciata per vincere il campionato. Esatto.
arrivarono contro Città di Castello e Torres, se non erro, i due pareggi. Sono state delle partite che hanno effettivamente tagliato le gambe all'Aquila prima ancora che ci fosse il ribaltamento tecnico e l'addio di giocatori, dimissioni di Morgia, l'esonero di Battisti. Però poco prima di questi eventi l'Aquila aveva battuto il Rieti e si era riportato a pochi passi dal primo posto. Chissà come sarebbe andata se si fosse remati tutti quanti verso la stessa direzione in maniera compatta. Lì poi si è perso del terreno, Battistini ha fatto molto bene dopo, ma la stagione per il vertice era compromessa. Però l'Aquila l'ha parzialmente ripresa e si è tolta delle belle soddisfazioni. E allora, ovviamente noi siamo in chiusura, con questo auspicio magari, visto che Andrea, la Vispesaro non ha mai perso, anzi il San Nicolò non ha mai vinto contro la Vispesaro e purtroppo non ha vinto neanche oggi. Il Rieti non ha mai vinto quest'anno contro l'Aquila, speriamo non lo faccia neppure, se può essere di buon auspicio la settimana prossima. Con questo auspicio io ti saluto, ti ringrazio. Ciao a tutti. Ringrazio Maurizio Daguì in regia, ringrazio tutti i colleghi che questo pomeriggio hanno lavorato per l'Abruzzo del Pallone, che torna domenica prossima sempre alle 19.30. Non ci sarà la Serie A, ma saremo in pieno playout di Lega Pro perché il Teramo gioca a gara 1 contro Lumezzane. È tutto per questa sera, io vi auguro una buona domenica.